i piani aggressivi di Teheran sarebbero stati sventati dalle mosse del Pentagono. A dirlo, ieri martedì 21 maggio, lo stesso segretario alla difesa americano ad interim, Patrick Shanahan, per il quale decisive sono state le minacce americane orientate alla pace. Sempre ieri, in un'intervista esclusiva per la CNN, il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha ammonito: gli USA stanno facendo un gioco molto pericoloso nel dispiegare la loro presenza militare nella regione. Ed ha ribadito che Teheran non è affatto interessata ad un'escalation, ma che nel caso saprà difendersi. Rispetto all'offerta di dialogo da parte di Trump, Zarif ha rifiutato, ma con riserva. Non si può dialogare sotto minaccia, ha precisato. L'unica via è il rispetto, non la minaccia. Nel frattempo, Mosca, Parigi e Berlino hanno ribadito l'impegno verso l'accordo sul nucleare iraniano del 2015 e la volontà di mantenere i rapporti commerciali con Teheran nonostante le sanzioni di Washington. Ci servono 60.000 euro da qui alla fine di agosto, perché dobbiamo liberarci dalle menzogne dei media ufficiali e vogliamo evitare di cadere nella barbarie insieme ai barbari e ai bugiardi. Se questa cosa funzionerà, vorrà dire che alla fine di un altro giro intorno al sole saremo molti di più, saremo più forti. Aiutateci a continuare. Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato a sorpresa lunedì 20 maggio le elezioni anticipate dell'Assemblea nazionale, già previste per la fine del 2020. È l'unica istituzione che non è stata rinnovata negli ultimi 5 anni, ha detto Maduro, durante il primo anniversario della sua rielezione. Andremo a misurarci elettoralmente. Esclusa invece l'ipotesi di elezioni presidenziali anticipate. Non è ancora chiaro se il compromesso sia il risultato degli ultimi colloqui con l'opposizione, che lo stesso Maduro definì positivi. Ad ogni modo, l'inviato dell'opposizione a Washington, nonché ambasciatore illegittimo designato da Guaidó, Carlos Vecchio, ha dichiarato di aver incontrato lunedì i funzionari del Pentagono e del Dipartimento di Stato per discutere tutti gli aspetti della crisi venezuelana. Nel frattempo, sempre lunedì, si è dimesso l'ambasciatore del Venezuela in Italia, Isaías Rodríguez, per le difficoltà, soprattutto finanziarie, che hanno reso il suo lavoro quotidiano impossibile. Difficoltà provocate dalle sanzioni USA, ma anche per l'oceano di contraddizioni del governo Maduro, riporta la lettera, in cui Rodríguez sarebbe riuscito a galleggiare aggrappandosi con una fede assoluta alla tavola del chavismo. United States has committed unlawful and outrageous acts of dispossessing our cargo ship Wise Honest by forcibly taking it to the American Samoa under the pretext of unilateral sanctions and violation of its domestic law. We are condemning in strongest terms this act of dispossessing of our cargo ship, because this incident is early product of extreme hostile policy of the United States against DPRK. Last week, I sent the letter to the Secretary General in order to inform our principal positions and request him
to take the necessary measures as the way of contributing the stability in Korean Peninsula. Also, I requested him to circulate my letter as official document of current session of General Assembly. So now my country carefully watch every move of the United States hereafter. Bring it to the other arm, tell him, hey, I have the cube just for you. Here, I can show you my skills. Let's start. It's gonna happen before too long, it's getting hard to tell who's right. Yeah, that's about as small as they go from the wheels. Different flavors of oxygen. Yeah, so oxygen is odorless. So if you want to kind of see which one smells like, go one by one, so each one activates a different moment. Okay. It's amazing. I don't know how we pulled that off. It's not so bad here. With exoskeleton, a six-legged walking machine. Are you evil? Without a doubt.